Ma come vi annunciamo, torniamo sulla Pasqua, torniamo a quella che è l'organizzazione del settore turistico al momento fermo, però non si ferma madre natura perché l'emergenza coronavirus, ecco, non ferma quello che è il lavoro che arriva appunto dai campi. E noi in collegamento abbiamo Vincenzo Merola, Isca delle Donne da Palinuro. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, insieme a lei c'è Nicola, giusto? Sì, lo chef. Allora, dicevo, l'emergenza coronavirus non ferma madre natura, il lavoro nei campi deve andare avanti. Che cosa stiamo facendo questa mattina? Questa mattina e già da qualche giorno praticamente ci stiamo dedicando alle verdure spontanee, perché quando eravamo aperti l'anno scorso, in questo mese di marzo e aprile, spesso mettevamo a menù tutte le verdure spontanee. Allora quest'anno abbiamo deciso di comunque raccoglierle, lavorarle e fare dei vasetti, così i nostri clienti affezionati, più là quando sarà finita questa emergenza, hanno il piacere di poter assaggiare queste verdure spontanee che sono state sempre molto, molto Sì, adesso sì. C'è un po' di vento, ecco, non so se è possibile avvicinare ulteriormente il telefono. Allora, io annunciavo prima, questa è una situazione molto molto particolare, tutte le attività sono chiuse, per voi questo era il periodo dell'anno in cui in qualche modo si iniziava a lavorare per la nuova stagione, giusto? Sì, nel periodo pasquale era quello veramente molto molto ben frequentato. E niente, dicevamo prima delle queste verdure spontanee, sono la chef, continua tu. Abbiamo la cicoria selvatica, la borragine e la sprella. Che cosa facciamo, Nicola, ora? Allora facciamo vedere come abbiamo messo sotto nei vasetti questo tipo di queste tre verdure spontanee. Allora, io giusto perché adesso facciamo vedere un po' il procedimento dell'inizio. Mettiamo dopo aver lavato per bene le verdure tagliate, vengono sbollentate. Bollentate, ma non lasciate cuocere troppo, altrimenti quando poi vanno nei vasetti diventano troppo mollicce, l'hanno lasciato al dente un attimino. Una volta scolate e lasciate raffreddare, si mette in una padella dell'olio. Ci metto un po' di aglio per insaporire ben bene l'olio. Ecco, facciamo vedere tutto a freddo perché siamo in campagna. I pomodori secchi a listarelle così. Ci mettiamo un po' di peperoncino a discrezione delle persone che vogliono fare queste verdure. Si lascia soffriggere tutto questo, alla fine si aggiungono le verdure scaldate. Una volta che sono raffreddate, si aggiunge il finocchietto selvatico e dei spicchi di arancio, diciamo dell'arancia tagliate così a pezzettini, in modo che lasciate intaporire tutto questo, si lascia raffreddare e si mette nei vasetti. Una volta messi nei vasetti, si sterilizzano, diciamo, noi li sterilizziamo nell'acqua come fanno tutte le casalinghe a casa. Questo è il nostro risultato che alla fine, diciamo, è stato fatto. Ecco. Allora, Nicola, Sì. allora fin qui ecco quella che è la tua preparazione, ma come saranno poi utilizzate queste erbe spontanee? È un ottimo contorno vicino, anche negli antipasti si può mettere, ma è un ottimo contorno per la carne, per qualsiasi tipo, perché sono delle verdure che restano il sapore che dà l'arancio e che va a togliere un po' di acqua delle verdure, perché essendo spontanee si sa che sono un po' acre. E diciamo è un ottimo contorno, veramente favoloso. Ma in questi giorni di emergenza coronavirus, molti, ecco, all'interno delle proprie case si stanno cimentando un po' ai fornelli. Ecco, allora, qualche tuo suggerimento per la Pasqua? Purtroppo, noi diciamo qui, come ben sai, a Ischia delle Donne
carne, c'è una natura che, diciamo, ma la tanta gente che sta chiusa in casa non può per il momento uscire e non devono uscire se vogliamo risolvere questo problema per trascorrere le vacanze a Palinuro al mare. Ecco, in effetti quello che si può fare, diciamo, dolci, pane, anche se ti prende qualche chilo, ma alla fine quando poi vengono a trascorrere le vacanze possono tranquillamente andare a fare shopping e cose. Quindi tu dici restiamo a casa, cuciniamo noi qualcosa, poi modo e tempo. Esattamente, rimanere a casa per poi essere pronti per il mese di luglio, agosto e settembre a Palinuro, possibilmente a Ischia delle Donne. Anche se, come dire, una proposta virtuale a distanza, qual è il tuo menu per il giorno di Pasqua? Cosa si cucina a Palinuro? Ecco, diciamo che a Palinuro io quello che posso dire, la lasagna ai carciofi, che è un, diciamo, di questo periodo i carciofi si trovano, sono molto belli, diciamo una lasagna ai carciofi bianca che non sia molto, diciamo, pesante, ecco, una cosa più delicata. E capretta a forno con patate, come tradizione, anche speriamo che questa Pasqua che tutti quanti dobbiamo trascorrere in casa ci sia da un pochettino da lezione per il futuro. Allora possiamo, non so chi ti inquadra, se può farci vedere, ecco, i prodotti che avete preparato, se Vincenzo Merole è ancora, ecco, al tuo fianco. Allora Nicola, che cosa vogliamo ricordare, che cosa abbiamo davanti a te? Allora questa è la borragine, che si può utilizzare, anche i fiori si possono utilizzare impastellati e fritti, che sono una specialità. Poi qui c'è la cicoria selvatica e qui c'è la sprella. È un tipo di verdura che è molto buona per la salute. Ecco, questo è il risultato finale che diciamo alla fine, dopo aver fatto tutto il procedimento, e questi sono gli ingredienti. Questa è la pianta così com'è. Allora abbiamo ancora Vincenzo Merola al tuo fianco, così insieme a lui facciamo gli auguri, insomma, ai nostri telespettatori. Eccolo Vincenzo qua. Allora, in attesa poi di poter degustare di persona questi piatti, un suo messaggio, un suo augurio per i nostri telespettatori. L'augurio è quello un po' che ci facciamo tutti, che questa situazione finisca presto. Ed è bello cucinare in casa, perché spesso non lo facciamo quasi mai. Questa Pasqua sicuramente sarà caratterizzata da quello che è il contorno e l'amore familiare. Ecco, il sole che arriva attraverso questa immagine sicuramente di buon augurio, speriamo di avere presto la nostra primavera, una primavera anche nella vita, di uscire da questo momento. Dopo i momenti difficili c'è sempre il momento di ripresa e partire alla grande, e questo è l'augurio che faccio a tutti noi. Allora, grazie a Vincenzo Merola, grazie a Nicola Guida, grazie per questa vetrina all'interno dell'agriturismo Ischia delle Donne, dove vi dicevo si continua in qualche modo a lavorare, perché madre natura non si ferma, è quello che c'è da fare, bisogna farlo. Grazie. Grazie a voi. Buona Pasqua. Buona Pasqua.